pagina dei risultati deve essere inclinata. Vediamo se è vero. Cristo! Che proprio quando saranno 2 gradi mi dà troppo fastidio. Ricarichiamo la pagina. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo vlog. Oggi è Pasqua, o meglio, oggi non è Pasqua, almeno quando uscirà questo video, però io sto registrando il giorno di Pasqua. E di cosa potrei mai parlare in questa giornata? Ovviamente parliamo di Easter Egg. Letteralmente Easter Egg significa uovo di Pasqua, ma gli Easter Egg sono delle caratteristiche nascoste che si trovano all'interno di giochi e programmi per computer. La maggior parte delle aziende ormai non lo fa più, ma in passato ce n'erano a modone. Tuttavia, se da una parte molte delle aziende tipo Microsoft o Apple non fanno più Easter Egg nei loro prodotti, dall'altra parte c'è un'altra azienda che ne fa a bizzeff, cioè proprio c'è una lista intera di Easter Egg che possiamo andare a vedere insieme. In passato alcuni di questi Easter Egg già li avevo visti, però ce ne sono alcuni che sono del tutto nuovi e quindi non sono sicuro se magari ad oggi funzioneranno. Ma di quale azienda sto parlando? Ovviamente di Google. Su Google, mettendo delle chiavi di ricerca particolari, otteniamo dei risultati simpatici. Ed ecco quindi che andiamo ad esplorare gli Easter Egg su Google. Ma prima di cominciare, vi voglio ricordare come al solito, se siete nuovi o di ritorno, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che porto su questo canale. E inoltre qui a schermo vedete il mio tag Instagram. Se volete, seguitemi pure là. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e adesso vediamo tutti questi Easter Egg. Dunque, qui c'è questa lista che ho trovato su Wikipedia e la prima è quella su Baby Yoda. Io non ho mai visto The Mandalorian, però so cos'è bene o male Baby Yoda e quindi cerchiamo Baby Yoda. Però devo scrivere bene. Eccolo, eccolo qua. Praticamente se clicco qua deve succedere qualcosa. Eh sì, infatti sta succedendo qualcosa. Funziona. Il primo funziona. Andiamo a vedere il secondo Easter Egg. Quindi cosa succede se io cerco The Last of Us? Neanche questa serie l'ho mai vista. Non succede nulla. Vediamo cosa succede se cerchiamo l'altra chiave di ricerca. Cordyceps. Qualcosa succede. C'è questo tastino. Premiamolo. Crea questo motivo di funghi. Poi abbiamo questi 3 tasti. Questo sarà sicuramente chiudi. E questo cos'è? Share. Ah sì, lo possiamo condividere. Vabbè, non lo condividiamo. Che succede se lo premo di nuovo? Oh, cazzo. Niente, peggiora sempre ad ogni click. Vabbè, questo funziona. Procediamo con l'altro. Se cerchiamo 2022 FIFA World Cup, deve spuntare una bandiera dell'Argentina, perché da quel che so ha vinto l'Argentina. 2022 FIFA World Cup. Internet si è rincoglionito. Non compare alcuna bandiera argentina, quindi cerchiamo l'altra chiave di ricerca. World Cup 2022. Non compare un c***o. Vabbè, questo non funziona. Allora, se noi cerchiamo questa data, che sarebbe il 22 febbraio 2022, o cerchiamo questo Tuesday, appariranno dei coriandoli. Vediamo. Non compare un c***o. Cerchiamo Tuesday. Niente, questo non funziona. L'altro easter egg è se noi cerchiamo tanto tempo fa una galassia lontano lontano, ovviamente in inglese, dovrebbe comparire il testo come quello di Star Wars, con tanto di sigla. Ma qui c'è scritto che è stato preso non disponibile dal 2017. Vabbè, quindi questo non funziona. Andiamo avanti. Se cerchiamo ASCII Art, il logo dovrebbe essere in ASCII. E non lo è. Bellissimo. Ce sarà uno che funziona. Se cerchiamo ASCII, la pagina dei risultati deve essere inclinata. Vediamo se è vero. Cristo! Che proprio quando saranno 2 gradi mi dà troppo fastidio. Ricarichiamo la pagina. Ricarichiamo la pagina subito! Perfetto.
Allora, se cerchiamo bin binary hex hexadecimal octal, vedremo i numeri dei risultati in questo formato. Andiamo, cerchiamo hex. No, Google, non sono robot. Non so se sono 101 milioni di risultati oppure sono 101000. Non lo so. Cerchiamo binary. Non succede. Abbeatami! Se mettiamo blink in parentesi angolare, otterremo degli elementi che brillano. Vabbè. È vero. Qui blink sta blinkando, cioè lampeggiando. Che disagio. Se cerchiamo cha-cha slide, dovrebbe spuntare un microfono glitterato. Vediamo se è vero. Non compare un cazzo. Ah, ah, c'è il microfono glitterato. Ma dov'era? Che succede se lo clicco? Però qui c'è scritto che deve anche ricreare i suoni. Non vorrei che io non senta i suoni perché ho il microfono collegato. Questo Mac ha questo problema: quando collego il microfono non sentono più i suoni. Quindi riproviamolo senza il microfono. To the right now, to the left, take it back now, y'all. One hop this time, one hop this time. Right foot two stumps, left foot two stumps. Slide to the left, slide to the right, crisscross, crisscross, cha-cha real smooth. Let's go to work. Bellissimo, dopo questa esperienza, se noi cerchiamo Chicxulub o Meteorite will show an asteroid. Va bene, cerchiamolo. Compare l'asteroide o con tanto di terremoto. Perfetto, anche questo funziona. Se cerchiamo Christmas, praticamente l'indicatore di pagina Google cambia in palle di Natale. No, in palle di Natale, scusate, in lampadine di Natale. Vediamo se è vero. Mi sembrano palle di Natale. Però se cerchiamo Christmas o Hanukkah, cerchiamo con Hanukkah, dovremmo avere delle decorazioni natalizie. È comparso un bottone. Funziona. Aspetta, 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 se metto Christmas compare un cazzo. Google, sono un cazzo di umano. Per Christmas non compare un cazzo. Poi c'è un altro. Kwanza. Non so cosa significa Kwanza, ma qua è una celebrazione afroamericana. Anche qua funziona. Wow. Interessante. Guardate, posso accendere le candele. Vediamo un altro easter egg. Se scrivo il gioco della vita di Conway, dovrebbe spuntare il gioco della vita. Vediamo se è vero. Per chi non conoscesse il gioco della vita, è esattamente quello che compare a schermo. Se ne volete approfondire di più, ci farò un video dedicato, in cui magari lo potrei anche implementare se questo video raggiunge un certo numero di like. Quanti? Non lo so, lo deciderò io quanti siano sufficienti. Ed è vero, compare il gioco della vita. Perfetto. Se scrivo cena per uno in inglese, dovrebbe comparire la testa di una tigre. Compare una testa della tigre. A voi. Questo
questo easter egg funziona. Se cerco Diwali, comparirà una lampada. Vabbè. Penso che sia questa lampada da cliccare. Anche qua devo accendere le cose, come quello di poco fa. Figo. Va bene. Funzionava anche questo. Allora, se scrivo drag queen, gay pride, homosexuality o Stonewall e qualsiasi altro LGBTQ+, dovremmo avere una pagina a tema di arcobaleno. Ah, questo però funziona durante i feste del gay pride. Ma io ci posso provare, però non credo che funzioni. Scrivo homosexuality. Drag queen. No, no. Andiamo avanti. Drop bell mostrerà un koala che cade. Bella. So Google, non sono roba. Dio, devo cliccare qua. Oh. Questo è fenomenale. Questo è fenomenale. Bravi quelli di Google, bravi. Se scrivo DVD screensaver, il logo di Google sembrerà il logo del DVD. Per chi non si ricorda com'era il logo del DVD nello screensaver quando ci esistevano i DVD, per chi non è boomer come me, è qualcosa di questo tipo. Oh, e funziona anche! E cambia pure colore! Bravi Google. Perfetto. Se cerco Pasqua, le O devono diventare uova di Pasqua. Non funziona. Allora, se cerco FIFA, l'indicatore pagina cambia da Google a Goal. FIFA. Questi easter egg sugli indicatori di pagina non funziona. Proviamo un altro. Se cerchiamo 4 luglio, però deve capitare il 4 di luglio, ci vediamo il 4 di luglio, va bene. Se cerchiamo Friends come la serie televisiva, Google mostrerà una icona interattiva. Io non vedo nulla e la mia versione di Friends preferita è questa qua. Questo easter egg è per boomer come me. Se cerchiamo Google nel 1998, mostrerà Google com'era all'epoca. E cazzo Google di... Era una merda. Vabbè. Se cerchiamo Googly Eyes, compariranno dei Googly Eyes. Non so che manco che vuol dire Googly Eyes. Oh, questi sono i Googly Eyes. Ma non compare niente. Ah no, perché sono su DuckDuckGo. Eccoli! Sì, sì, è bello. Bravi Google, Googly Eye funziona. Dai, facciamo l'ultimo, perché sennò qua oggi non ce ne usciamo più. Heartstopper, ci saranno delle foglie animate. E neanche questo funziona. Benissimo, pinguini. Io spero che questo video vi abbia intrattenuto, anche se uscirà appena dopo le feste. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questi easter egg. E tra l'altro fatemi sapere nei commenti altri easter egg. E quindi io vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione, ma prima di salutarvi vi mando gli altri video che porto su questo canale. E quindi grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kido.